Nella zona di Trastevere in Roma, esattamente nella piazza di Santa Apollonia, a sera tardi è possibile imbattersi nella famosa signora di Serafina Feliciani. Era la moglie del famoso Cagliostro. Questa passerebbe accanto all'ignaro visitatore senza far alcun rumore. Ha un grande velo che le copre l'intero volto. Il suo cammino la porterebbe fino a Piazza di Spagna, per poi scomparire facendo una risata macabra. Lì si dice venne accusato suo marito Cagliostro di stregoneria. Nella zona dell'isola Tiberina, vicino l'ospedale di Fate Bene Fratelli, apparirebbero degli uomini con cappuccio, visto che secoli prima sarebbero morti proprio in quel posto. Sul Lungotevere, nella chiesa al Sacro Cuore del Suffragio, chiamata anche da molti il Piccolo Duomo, vista la somiglianza in miniatura con il Duomo di Milano, nel 1893, durante una messa, il padre Victor Joé assistì a un evento particolare. Prese fuoco l'altare dove stava facendo la messa. Con l'aiuto dei fedeli riuscì a domarlo, ma si rese conto che sul muro di fronte a lui c'era raffigurato un uomo con il volto contratto, addolorato. E secondo il padre, quel volto arrivava direttamente dal purgatorio. Nella zona nord di Roma, precisamente a Ponte Milvio, sorgeva il vecchio cimitero dei pellegrini. Questo oramai è sconsacrato, ma di notte sarebbe possibile udire delle lamentele appartenute proprio ai pellegrini. È possibile, tra l'altro, sentire un forte scampanaio, ma nella zona non ci sono alcune campane. Iscriviti al canale e condividi i video agli amici. Attiva le notifiche per essere aggiornato sui nuovi video.